Aero 2014, grande novità anche in campo glass cockpit. Siamo qui con Simone Bonardi di Dino Avionics. Simone, quali novità abbiamo quest'anno? Massimo, quest'anno in Dino Avionics abbiamo come grande novità lo Skyview Touch da 10 pollici, unito ai nuovi moduli autopilota remoti e alla nuova versione 10 di software per lo Skyview. La cosa più bella sono questi moduli autopilota disponibili in versione verticale ed orizzontale, così come la radio e l'interfono remoto. Quindi tramite questi moduli è possibile visualizzare le informazioni sullo schermo, tipo avere la visualizzazione della radio piuttosto che... Assolutamente sì. E inoltre il nuovo pannello autopilota, la tastiera pannello autopilota, semplifica al massimo la gestione dell'autopilota in modalità avanzata. Senti, per quelli che hanno già installato un sistema Dino Avionics, possono sostituire il monitor con questo nuovo schermo touchscreen? Assolutamente sì. Dynon permette di fare un upgrade. Con una differenza di prezzo, il monitor attuale del cliente viene convertito nel nuovo Skyview Touch. Ah, bene, così come penso sia possibile installare anche in un secondo tempo radio e transponder? Assolutamente sì, certo. Si può, in qualunque tipo di Skyview si può installare il modulo autopilota, oppure la nuova radio, oppure l'interfono. Pensa anche addirittura che qualunque tipo di Skyview è aggiornabile gratuitamente alla versione di software 10, cioè quella l'ultima uscita, che gestisce tutti questi dispositivi in maniera remota.